perché vedi che già Allegra, mettendo un piede nell'azienda, riesce a dare. Quindi non credo che Allegra Versace abbia dei problemi in una famiglia che da 30 anni si occupa di moda e che è riuscita a portare appunto il marchio Versace, la griff Versace ed il Made in Italy così in alto nel mondo. Dire che Versace è ancora bello, forte e gagliardo come marchio. Vabbè, questa scelta. Io ho avuto la fortuna di conoscere Gianni Versace diversi anni fa ed era sicuramente un ragazzo speciale. Io credo che nel dividere le quote, nel lasciare appunto questo testamento, eccetera, abbia voluto privilegiare innanzitutto l'affetto che aveva per Allegra e poi privilegiare il più giovane. Qualcuno che perpetrasse oltre Donatella e Santo la tradizione ed il marchio. E sicuramente per dare una nuova espansione alla Griff c'è bisogno di fare delle coalizioni importanti e strategiche, che è quello che è successo alle nostre Griff più importanti, da Gucci come molti altri. Non credo che sia un demerito avere dei partner per far sviluppare ancora di più la griff nel mondo, no? It sounds a bit over the top, really, if she's going to inherit a lot of money. Yeah. It's particularly obscene for just clothes, you know? Yeah. But so good luck to her, that's all I say. Buon per lei, in un momento come questo è una fortuna che capita a pochi. Peccato che non sono io la nipote. I secoli il Signore prenderà per sempre su di loro. Giunsalebbe il silenzio. Un silenzio denso di riflessioni, carico di riverente rispetto, che la società oggi, chiassosa e atto formale, suggerito da motivi di confessabili di così grave delitto, di sentita partecipazione, che li faccia sentire l'intenzione della nascita alla gloria e...